tutti, sono Roberta. Oggi avevo intenzione di girarvi il My Summer Hair Routine, che in parole povere vuol dire come mi faccio i capelli io d'estate. Quindi vi farò vedere i passaggi che faccio tutti i giorni, quasi, perché d'estate lavo i capelli ogni giorno. Ho fatto la doccia, mi sono rinfrescata, ho detto i capelli voglio farli vedere a parte, perché comunque non è che posso farmi vedere nella doccia tutta nuda. Ok, bene, possiamo proseguire. Ho acceso la luce gialla divina sopra di me nella speranza che questo video si veda leggermente meglio. Primo passaggio, uso di solito un impacco. Li faccio o fai da te in casa, magari con dello yogurt, del miele, oppure compro prodotti già fatti. Questo è della Lush, me l'hanno regalato, è a base di olio d'oliva, quindi tutto molto naturale e si applica a capelli asciutti. Nelle indicazioni c'è scritto che questo impacco va tenuto sui capelli in posa circa 20 minuti, quindi aspetterò, aspettiamo, sono una persona molto impaziente, voglio fare le cose subito, ma comunque dobbiamo lasciare in modo che il prodotto agisca, altrimenti non ha senso applicarlo sui capelli. 20 minuti sono passati, quindi andiamo a risciacquare questo impacco. Questo impacco di Lush lo risciacquo semplicemente con dell'acqua fredda, quindi andiamo. Dopo aver risciacquato l'impacco con acqua fredda, vado a provare l'ultimo shampoo che ho comprato, questo qui della Sunsilk, ricostruzione intensiva. Per tutta questa stagione estiva invece come balsamo ho utilizzato questo qui, è la Diodanni per capelli appunto danneggiati, fragili. Ecco 13 buone ragioni per preferire una birra a una come te. Un panino sarà. Anche il balsamo lo massaggio bene, lo tengo in posa, non lo applico e poi lo risciacquo subito dopo, perché comunque hanno dei principi attivi e quindi se li risciacquiamo subito non hanno tempo di azionarsi sul capello. Quindi sì, ci vuole pazienza, perché comunque anche il balsamo serve a districare comunque i capelli tra di loro. E quindi mi piace comunque massaggiarli con le dita. E con l'aiuto di un pettine a denti stretti vado a pettinare i miei capelli con al di sopra il balsamo. Quindi lo vado a portare proprio in tutte le aree della mia testa. L'ho tenuto abbastanza in testa, direi, il balsamo, e ora lo vado a risciacquare, sempre con acqua tiepida. Per togliere l'acqua in eccesso vado ad utilizzare una specie di lenzuolino in cotone. Non uso più gli asciugamani perché noto che mi strappano troppo via i capelli. Quando comunque tolgo il bagnato dei capelli facendo quel movimento, sfregandoli o comunque anche tamponandoli, noto che molti capelli li ritrovo praticamente nell'asciugamano, mi si spezzano quasi. Quindi uso un metodo un po' più delicato. Ne ho tantissimi di questi pannetti in cotone, praticamente li ho completamente sostituiti agli asciugamani quando si tratta di capelli. Devo dire che mi trovo davvero molto meglio. Questo passaggio di togliere l'eccesso d'acqua l'ho terminato. I miei capelli al naturale sono mossi, io da piccola avevo proprio i boccoli definiti, però quando ho iniziato ad utilizzare piastre e fonti di calore si sono rovinati purtroppo. Queste sono le cazzate che si fanno, purtroppo. Se avrò una bimba femmina dirò non piastrarti mai i capelli, perché se per caso riprenderà dei miei non vorrei mai che rifacesse il mio stesso sbaglio, perché è un peccato. Ora non mi ritrovo più i boccoli ma mi ritrovo delle ondine, quindi ho capelli un po' mossi a caso, e per valorizzare di più queste onde andrò ad utilizzare una spuma, una schiuma che ora vi mostro, la vado a prendere. E si tratta appunto di questa mousse della Garnier Fructis Onde Setose, basta. In realtà questo è stato un regalo della mia migliore amica, perché io prima queste qui non le utilizzavo, in estate le facevo semplicemente asciugare al sole e basta, dopo averli lavati, asciugati, non utilizzavo nessun altro prodotto.
Invece comunque la mia migliore amica ha detto provala, provala, io l'ho comprata ma non l'ho mai utilizzata. E quindi ho detto va bene, la provo e mi sono trovata benissimo. Sì, questa è la My Summer Hair Routine, però io ogni volta che li lavo alla fine non utilizzo sempre questa spuma. Li utilizzo magari quando ho un'occasione un po' più importante, un po' più speciale, quando voglio avere, diciamo, le onde un po' più definite, un po' più vivaci. Altrimenti li lascio asciugare al sole. Mi metto sul balcone, sì, asciugatevi come vi pare a voi, perché comunque in estate la piastra la abbandono quasi sempre. Vado ad agitare prima dell'utilizzo e poi la applico prima sulla mano. Eccola qui, una nuvola bianca. Ok, resta qui, tu non ti muovere. Eccola qui, me la massaggio un po' tra le mani, me la divido insomma tra le mani, vado giù e inizio ad applicarla su tutti i capelli. Dal basso li spremo verso l'alto, non so se potete capire, però è una sorta di tu devi rimanere mosso altrimenti ti picchio. Dopo aver applicato la mousse sulle lunghezze, su tutta la testa, facendo quei movimenti a caso, non prendete come tutorial questo video perché è semplicemente ciò che faccio io e non devo insegnare niente a nessuno, semplicemente My Summer Hair Routine, yeah! Non fa ridere, no? Comunque, per asciugarli uso il mio diffusore. Ho messo qui lo scotch perché questo coso, quando io provo ad asciugarli, quindi faccio, non sono molto delicata, questo coso si staccava, cadeva a terra, facevo un casino allucinante, quindi per evitare ho messo questo scotch. Bene, andiamo ad asciugarli con il mio diffusore. Ah, mi piace la faccia. Capelli finiti, questo è il modo in cui tratto i miei capelli in estate. Spero tanto che questo video vi sia piaciuto. È stato un po' difficile fare le riprese perché non ho una strumentazione molto professionale, però spero che comunque il risultato vi piaccia. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale perché io vi aspetto. Ciao a tutti, buon'estate e buona continuazione. Ciao!